Amici di Varesotto, questa mattina ci troviamo nella sala polivalente del comune di Coveglio, dove si sta svolgendo un convegno sull'aggressività comportamentale non verbale. Con me il padrone di casa, il signor sindaco Giorgio Piccolo. Buongiorno signor sindaco, cosa ci può dire di questo convegno? Ma questo convegno è un convegno organizzato dalla polizia locale proprio per il linguaggio non verbale e quindi l'aggressività per quanto riguarda i soggetti che vengono eventualmente fermati o che vengono comunque a contatto con gli organi di polizia. Diciamo che è un convegno che è finalizzato a mettere in sicurezza il lavoro degli operatori della polizia locale, per cui saper interpretare appunto il linguaggio non verbale e agire di conseguenza, quindi essere sempre con una soglia di attenzione molto elevata e evitare aggressioni e stress. Con me la dottoressa criminologa e anche relatrice di questo convegno. Buongiorno dottoressa, cosa ci può dire? Diciamo che il convegno nasce da uno studio dettato dalla necessità di poter gestire quella che è l'aggressività per gli operatori e tutti purtroppo quelli che hanno a che fare con il pubblico. È un ambiente, diciamo, numericamente pregnante di soggetti diversi. La necessità di difesa, di abbattere l'effetto sorpresa dell'altro quando siamo in situazioni di conflittualità, vuoi la polizia locale per tutte quelle attività che sono sì di prevenzione ma a volte anche di repressione nei confronti del cittadino e che in queste condizioni particolari di vita magari possano portare all'esasperazione dell'individuo. Quindi partire da riconoscere dal linguaggio non verbale possibili passaggi all'azione in considerazione di tutte quelle tutele che non abbiamo dal punto di vista dell'indennizzo e la causa di servizio, quantomeno facciamo leva su noi stessi e sulla formazione per prevenire situazioni di rischio. Con me il comandante dei vigili di Coveglio questa mattina, cosa ne pensa di questo convegno? Ma siamo orgogliosi di aver avuto così tanti partecipanti, siamo oltre 150, segno che sia l'argomento che trattavamo e quindi l'aggressività del linguaggio non verbale, quindi la docente ci dava indicazioni sulle modalità di comportamento per come capire il comportamento delle persone che si raffrontano con noi, e poi è anche importante perché appunto lo scopo benefico del convegno, che vedeva appunto un contributo di partecipazione di 10 euro a favore, interamente devoluto a favore dell'AISM di Varese, quindi appunto siamo soddisfatti di una partecipazione così numerosa. Con me il presidente dell'AISM della provincia di Varese. Questa associazione si occupa degli ammalati di sclerosi multipla di tutta la provincia di Varese. Operiamo a 360 gradi e cercando di riuscire a soddisfare, per così dire, chiamiamole esigenze, ma non sono esigenze, sono attività quotidiane che molte persone purtroppo non riescono a fare essendo in carrozzina e che noi aiutiamo a portare avanti nel miglior modo possibile. Il ricavato di questa giornata è stato interamente devoluto alla nostra associazione, atta a migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla.